Iniziamo la lezione 2.5 del nostro corso di giapponese e in questa lezione parleremo dei numeri. Abbiamo sempre con noi la mia amica Mai che ci dirà la pronuncia. Toso. Do te responde ga ishimasu. Come stai oggi? Kyo wa genki desu ka? Hai. Genki desu. Quindi cominciamo con il numero 1. Ichi. Ni. San. Si. Yon. Questo numero ha due letture, Shi e Yon. La preferita è? Dove Yon. Go. Roku. Nana. Shichi. la preferita è? Nana. Hachi. Ku. Kyu. Kyu. Più alla preferita. Giù, giù. Come potete sentire, la U è più lunga. Giù. Giù. E poi per fare l'11 si dice 10 e poi 1. Quindi. Giù. Quindi per fare il 12 come sarebbe? Giù. Giuni. E così anche 13, 14, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Si usa quelli preferiti nel caso dove ci sono due letture, quindi come potete vedere. Giusa, giuyon, giugo, E così via. Nado. nado. Quindi se vogliamo fare 20 o 23 come facciamo? Diciamo 2, 10. E nel caso di 23, 2, 10, 3. Quindi. Nijusan. E quindi 24 e 27. Nijuyon, nijunana. Se vogliamo dire 100, non diciamo 10 e 10, ma c'è proprio una parola specifica per Yaku. dire 200, 200, diciamo. E per 300 potreste dire San Hyaku, ma invece è un po' irregolare. Sanbyaku. Come potete vedere è Byaku, no Hyaku. Sanbyaku. Quindi in generale la regola è sempre come per i numeri prima, se vogliamo dire 400 diciamo 400, ci sono delle eccezioni che sono sul 300, 600 e 800 e sono. 300, 600, 800, Poi abbiamo 1000 1000. e sempre qua per fare 2000, 1000, soltanto anche qui ci sono due eccezioni che 8000 e 3000 e 8000. 3000, 8000. Poi dopo c'è una nuova unità che noi non abbiamo in Italia, che è i 10.000. Se per esempio vogliamo scrivere 50.000, diciamo 5-10.000. Ma. Arigato. Ecco, proviamo a leggere questo numero, come sarebbe? Sarebbe 4-10.000, 3.000, 1.000, 800, 6. 10, 8. 43,868. Esatto. E se vogliamo fare questo, un altro esempio. 48,800. E questi sono i kanji. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000. arigato. Bene, abbiamo finito. Come è 皆さんお疲rimasto? れ様でした。ありがとうございありましがとうごた。ざいました。